Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Gesù, il crocifisso è risorto, viene in mezzo a coloro che lo piangono rinchiusi in casa, pieni di paura e di angoscia. Viene a loro e dice: pace a voi. Mostra le piaghe nelle mani e nei piedi, la ferita nel costato. Non è un fantasma, è proprio lui, lo stesso Gesù, che è morto sulla croce ed è stato nel sepolcro. Davanti agli sguardi increduli dei discepoli, egli ripete: pace a voi. Anche i nostri sguardi sono increduli in questa Pasqua di guerra. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe. Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte, che sia forse un'illusione, un frutto della nostra immaginazione. No, non è un'illusione. Oggi più che mai risuona l'annuncio pasquale, tanto caro all'Oriente cristiano. Cristo è risorto, è veramente risorto. Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui al termine di una Quaresima che sembra non voler finire. Abbiamo alle spalle 2 anni di pandemia, che hanno lasciato segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. E invece stiamo dimostrando che in noi non c'è ancora lo Spirito, che in noi c'è ancora. Non c'è ancora lo Spirito di Gesù, c'è ancora lo Spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo. Abbiamo bisogno del crocifisso risorto per credere nella vittoria dell'amore, per sperare nella riconciliazione. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di Lui, che venga in mezzo a noi e ci dica ancora: pace a voi. Solo Lui può farlo. Solo Lui ha il diritto oggi ad annunciarci la pace. Solo Gesù, perché porta le piaghe, le nostre piaghe. Quelle sue piaghe sono nostre 2 volte. Nostre perché procurate a Lui da noi, dai nostri peccati, dalla nostra durezza di cuore, dall'odio fratricida. E nostre perché Lui le porta per noi, non le ha cancellate dal suo corpo glorioso, ha voluto tenerle in sé per sempre. Sono un sigillo incancellabile del suo amore per noi, un'intercessione perenne perché il Padre Celeste le veda e abbia misericordia di noi e del mondo intero. Le piaghe nel corpo di Gesù risorto sono il segno della lotta che Lui ha combattuto e vinto per noi, con le armi dell'amore, perché noi possiamo avere pace, essere in pace, vivere in pace. Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri occhi increduli si aprono, i nostri cuori induriti si schiudono e lasciano entrare l'annuncio pasquale: pace a voi.
Fratelli e sorelle, lasciamo entrare la pace di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre case, nei nostri paesi. Sia pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza. Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra. Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace. Dai balconi e per le strade, pace. Chiara responsabilità delle nazioni, ascolti il grido di pace della gente, ascolti quella inquietante domanda posta dagli scienziati quasi 70 anni fa. Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? Porto nel cuore tutte le numerose vittime ucraine, i milioni di rifugiati e sfollati interni, le famiglie divise, gli anziani rimasti soli, le vite spezzate e le città rase al suolo. Ho negli occhi lo sguardo dei bambini rimasti orfani e che fuggono dalla guerra. Guardandoli non possiamo non aver dire il loro grido di dolore insieme a quello dei tanti altri bambini che soffrono in tutto il mondo, quelli che muoiono di fame o per assenza di cure, quelli che sono vittime di abusi e violenze e quelli a cui è stato negato il diritto di nascere. Nel dolore della guerra non mancano anche segni incoraggianti, come le porte aperte di tante famiglie e comunità che in tutta Europa accolgono migranti e rifugiati. Questi numerosi atti di carità diventino una benedizione per le nostre società, talvolta degradate da tanto egoismo e individualismo, e contribuiscano a renderle accoglienti per tutti. Il conflitto in Europa ci renda più solleciti anche davanti a altre situazioni di tensione, sofferenza e dolore che interessano troppe regioni del mondo e che non possiamo né vogliamo dimenticare. Sia pace per il Medio Oriente, lacerato da anni di divisioni e conflitti. In questo giorno glorioso domandiamo pace per Gerusalemme e pace per coloro che la amano, cristiani, ebrei, musulmani. Possono israeliani, palestinesi e tutti gli abitanti della Città Santa, insieme con i pellegrini, sperimentare la bellezza della pace, vivere in fraternità e accedere con libertà ai luoghi santi nel rispetto reciproco dei diritti di ciascuno. Sia pace e riconciliazione per i popoli del Libano, della Siria, dell'Iraq, in particolare per tutte le comunità cristiane che vivono in Medio Oriente. Sia pace anche per la Libia, perché trovi stabilità dopo anni di tensioni, e per lo Yemen, che soffre per un conflitto da tutti dimenticato con continue vittime. La tregua sigillata nei giorni scorsi possa restituire speranza alla popolazione. Al Signore risorto chiediamo il dono della riconciliazione per il Myanmar,
dove perdura un drammatico scenario di odio e di violenza, e per l'Afghanistan, dove non si allentano le pericolose tensioni sociali e dove una drammatica crisi umanitaria sta martoriando la popolazione. Sia pace per tutto il continente africano, affinché cessino lo sfruttamento di cui è vittima e l'emorragia portata dagli attacchi terroristici, in particolare nella zona del Sahel, e incontri sostegno concreto nella fraternità dei popoli. Ritrovi l'Etiopia, afflitta da una grave crisi umanitaria, la vita del dialogo, la via del dialogo e della riconciliazione, e cessino le violenze nella Repubblica Democratica del Congo. Non manchi la preghiera e la solidarietà per le popolazioni del Sudafrica orientale colpite da devastanti alluvioni. Cristo risorto accompagni e assista le popolazioni dell'America Latina, che in alcuni casi hanno visto peggiorare in questi tempi difficili di pandemia le loro condizioni sociali, esacerbate anche da casi di criminalità, violenza, corruzione e narcotraffico. Al Signore risorto domandiamo di accompagnare il cammino di riconciliazione che la Chiesa Cattolica Canadese sta percorrendo con i popoli autoctoni. Lo Spirito di Cristo risorto sani le ferite del passato e disponga i cuori alla ricerca della verità e della fraternità. Cari fratelli e sorelle, ogni guerra porta con sé strascichi che coinvolgono tutta l'umanità, dai lutti al dramma dei profughi, alla crisi economica e alimentare di cui si vedono già le avvisaglie. Davanti ai segni perduranti della guerra, come alle tante e dolorose sconfitte della vita, Cristo vincitore del peccato, della paura e della morte, esorta a non arrendersi al male e alla violenza. Fratelli e sorelle, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo. La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimi, ipse intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Battiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Onium Santorum. Miserator Vestri Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus,
ad vitam aeternam. Amen. Amen. Indulgentia, absolutione, remissione, omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendatione vite, gratia e consolazione in Sancti Spiritus, et finale in perseverancia, in bonis operibus triva vobis, omnipotens et misericordominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.